anche così presto, perché? Mamma, Dio non ha creato un tempo giusto per farci volare in cielo. Non ne ho vero, o signore fa quello che vuoi, se quando vuoi, se... Non posseggo più niente, non c'ho più, non posseggo parrocchio, non posseggo nicchio, non posseggo cappelle. Non ho più niente, sono un uomo finito, l'Equitalia mi ha ipotecato tutto. E se non mi sbriga a morire, si pigliano pure lì e ta sotto. Stavo solamente ipotizzando. Dicevo, nel giro di qualche mese si potrebbe trovare una soluzione. Ah, e quando me lo dici? Non ho capito. Grazie anche all'aiuto... Aiuto di chi? Di tua suocera. Sono 4 anni che quel Caino sta cercando di distruggermi e ci è riuscito grazie all'aiuto di mia suocera. Papà, papà, io vado un momento fuori al balcone. Che fai, maschietto? E chi si può muovere? No, Rico, hai visto la faca che non vai proprio mo, mentre sto fumando. Ma non credere, che cacchio. Ma siete iscritto a Facebook? Ehi, posso chiedere l'amicizia? Padre, e tu? Ma siete offline? Io, mamma, detto, passeggiando per tu l'ete, noi andiamo a mostrare. Sai quando viene mia suocera? Non ve lo so dire, perché in genere non ci avverte. E allora vieni qua, sei tu che mi avverti appena arriva, hai capito? Se dovesse bussare il citofono, non aprire il portone, vieni qua, me lo vieni a dire, poi ci penso io. Perché quel postino gli aveva portato un'altra di quelle brutte cartelle che mio marito non vuole vedere per nessun motivo. Mai più. Mai più. Sperando di poter passare un bel Natale in grazia di Dio. E io prima mi pigliavo sempre un cartellone, ma non voglio mancare una cartella, non voglio. Sedetevi qua. Sul puffo? Prego. Gesù, Gesù, 2 puffi, una collana. Non si fa. Aspetta. Mio fratello c'ha la suocera che lavora all'Equitalia. Scarica rabbia perché è come se vedesse lei. Io mica me ne fotto. Io mica vado in giro a cercare la gente. E seppure si trattasse di cartelle esattoriali, io sono un semplice ambasciatore. E come tale non porto pene. Infatti non porta pene, ma in compenso ce l'ha stassato veramente. Ma che fa? No. Ehi! Tirala! Mamma mia, non si può mandare! Valeria! Ecco, bravo, così, tienigli forte il braccio sinistro! Io ti tengo il destro! Vada, signorino, vada, che strumento! Vada! Madonna, che sto braccio mio! Niente di meno, hanno buttato una baciura di porcellana vicino al portone, proprio davanti ai piedi miei. Ma tu che stai dicendo? L'ho scansata per 0,5 centimetro. Che mazza. Io lo dico per il vostro bene. Se stanotte volete dormire, grazie e Dio, c'è da cagnosa e dativa a mio fratello. E come fai lungo? Ho pregato in un serial killer, rinda a casa e nessuno ne lo sapeva. Sono 3 anni che vi sto pregando di far intestare a vostra madre la gestione del locale. Manga pa capo. Un bel giorno vi svegliate e se hanno pigliato pure che. Aspettate un attimo, dove andate? Ma che già ve lavate a mezzo e botte. Io posso solo consigliarvi di stargli vicino senza stargli addosso, di tenerlo d'occhio scrutandolo da lontano e di dargli affetto senza dargli tanto. Cioè? In breve, accuditelo senza troppo zelo e assecondatelo rimanendo passivi. E se vi dovesse cercare, siate presenti ma non fatevi vedere. Direi qualcuno vada di là, perché la madre della signora è debolissima, non si può alzare e non deve assolutamente parlare. E allora vado io, la farò tacere per sempre! Non mi muovete! Madonna mia! Non mi muovete!
Le condizioni per il rilascio della salma sono le seguenti. Voglio il condono immediato di tutte le mie pendenze esattoriali presenti e future. Voglio l'esenzione vitalizia del pagamento di ICI ed IVA, da ritenersi già contenute nella tassa dell'immondizia in quanto imposte di merda. Avete 24 ore di tempo per salvare il culo al funzionario dell'Equitalia che ha avuto la faccia di culo di non salvare suo genero, onesto cittadino di questa iniqua Italia. Ma non la sente che bell'aria di pace si respira in questa casa? No, lo scudo è mio. Quando lei torna ad essere una persona ragionevole, anche solo per qualche minuto? Ma sono proprio 2 o 3 minuti, non di più, sì. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore?